Eva Cantarella con il libro Gli amori degli altri per la saggistica, Maria Pace Ottieri con il Vesuvio Universale per la letteratura giornalistica, Lia Levi con il romanzo Questa sera è già domani per la narrativa. Sono tre donne le vincitrici della 14ª edizione del Premio Nazionale di Cultura Benedetto Croce. La premiazione si terrà sabato 27 luglio a Pescasseroli, nell'ultima delle tre giornate conclusive dell'edizione 2019 del premio. I vincitori ed il programma della Tre Giorni sono stati annunciati all'Aquila nel corso di una conferenza stampa a Palazzo dell'Emiciclo. L'assessore regionale alle attività culturali, Mauro Febbo, ha ribadito l'importanza del premio sottolineando il coinvolgimento di numerosi studenti. La Regione Abruzzo doveva essere qui presente, deve sostenere questo tipo di iniziative culturali che coinvolgono soprattutto tantissimi centinaia di migliaia di studenti. Questo credo che sia un messaggio importante. Credo che sia proprio, diciamo, debba avere l'indirizzo dello stesso Benedetto Croce che ha per la sua visione della società. Quindi stiamo facendo sì che l'Abruzzo esca fuori dai confini nazionali con questo premio culturale che si avvicina alla maggiorità e quindi dimostra l'importanza che nel tempo ha acquisito. Il coordinatore organizzativo Pasquale D'Alberto ha sottolineato l'importanza delle case editrici nell'organizzazione del premio. È andato, sì, un premio nazionale, perché sta a testimoniarla l'attenzione con le quali le case editrici di tutta Italia oramai considerano il premio. Noi quest'anno abbiamo avuto 36 case editrici, il 100% in più rispetto all'anno precedente, con 70 titoli, tra i quali poi sono stati scelti dalla giuria e proposti ai ragazzi delle giurie popolari, le opere che poi hanno vinto e saranno premiati il 27. In chiusura, lo stesso D'Alberto ha annunciato che all'importante convegno sulla caduta del muro di Berlino ci sarà uno speciale messaggio di saluto. Oggi la situazione è diversa, oggi si torna a fare i muri, a costruire i muri e quindi l'oggetto della discussione sarà questo. Siccome il Presidente della Repubblica è molto attento a questo tema, gran parte dei suoi interventi sono proprio al richiamo dell'importanza dell'essere europei al di là delle differenze nazionali, perché c'è un qualcosa che ci accomuna tutti quanti, ha deciso di inviarci un messaggio, ma di questo parleremo quando arriverà. Alla conferenza stampa erano presenti anche il sindaco di Pescasseroli, Luigi Lacesa, l'avvocato Paola Di Salvatore, collaboratrice del premio. In collegamento telefonico è intervenuta la presidente della giuria, Dacia Maraini.